imbavagliati e rapinati in casa propria in via Flavia, dove siamo in questo momento all'angolo con via Brigata Casale. Due malviventi sono entrati in casa di una coppia di anziani che risiede in questa villetta in pieno giorno alle 2 del pomeriggio. Da una finestra sul retro li hanno legati appunto con dello scotch e hanno portato via tutti i gioielli di casa. Il fatto è successo a fine agosto, ma solo ieri sera se ne è avuto la prima notizia. Uno dei due banditi impugnava una pistola ed entrambi erano a volto scoperto. Sono stati 30 minuti di panico per i due coniugi, lui di 89 anni, lei 74enne. È stato un momento terribile che mi fa male rivivere anche nel ricordo, ci ha riferito la signora che ci ha chiesto di non essere intervistate in video. Sto qui da 40 anni, ci ha riferito, e non ho mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, addirittura di giorno alle 2 del pomeriggio. Infatti la rapina è avvenuta subito dopo pranzo, quando la pensionata stava lavando i piatti e il marito si dedicava alle parole crociate seduto in poltrona. Un quadretto familiare tipico rotto dai due rapinatori che hanno aggredito la donna alle spalle, poi hanno minacciato il marito con la pistola. Se ci date i soldi non vi facciamo nulla, avrebbero detto. Poi li hanno legati con il nastro adesivo vicini sul divano, hanno svuotato la casa di gioielli e contanti, 5.000 euro di controvalore. Infine se ne sono andati. Da 13 giorni i carabinieri indagano sul caso, ma dei responsabili al momento non c'è traccia.